stavo a domandare che giorno fosse oggi. Oggi è il 13, quasi vicino a Ferragosto, quindi ne approfitto subito per farti tanti auguri, buon Ferragosto. Sicuramente, no, viene di sabato, quindi domenica, per pure se vedevo. Allora, 13 agosto, aggiorniamo il calendario velocemente, eccolo qua, oggi è un giovedì, bello caldo, estivo e tutto quanto, è quello che ti pare, e quindi, visto che è estivo, non ti parlo di un prodotto che è estivo, ti piace così? A momento è così. Allora, scusa, sono indegno, lo so, ma domani vado a farmi tagliare i capelli, perché c'ho il ciuffo tipo a... alla Spice Girl, e qua dietro non mi si tiene perché c'ho i capelli fini, quindi vanno un po' così. Non mi guarda là, anche se so che tu mi stai a guardare qui. Allora, di che cosa mi parla oggi questo che vuole da vita mia? Allora, voglio questo. Siccome appunto estate, a me adesso, oggi non mi va di parlare delle cose estive, anzi, forse potrebbe anche essere un po' estivo. E un prodotto lanciato da poco sul mercato che è stato venduto in esclusiva qua in Italia prima, non mi prendo cose che magari non so bene. E a proposito, piccola postilla, ormai questo è andato, cioè nel senso, inutile medite sempre, guarda che l'orologio se è suscitato, non funziona, se è sminchiato, quindi di conseguenza fa sempre sta tipo dai a corto, mi fa capire che devo tagliare a corto. Allora, una cosa che magari si avvicina un po' al discorso autunnale come nome, ma non del tutto, te lo faccio subito vedere, perché se no vedrai pure dietro una serie di buttafori che stanno lì imbruttiti con le mani in braccio incrociate così e te guardano. Te lo faccio vedere subito. Eccolo qua, il nuovo Taylor. Oh, sto a sfornare Taylor come se ci fosse domani, eh. Eccolo qua. Tabacco leaf, che da quanto ho capito leaf si intende foglia di tabacco, ma c'è un ma dietro. Tu hai visto, te li rifaccio rivedere, vedi il Furia, l'Epsilon, Scottish Spirit, Green Vetiver e American Blend. Perché ho preso queste varie profumazioni? Perché andando a memoria, tabacco, cuoio, legno, no? C'è un po' quel discorso di profumazione così intensa, così accesa. D'estate sinceramente il tabacco non ce lo vedo proprio, però de gustibus non disputando un mest. Mo adesso trovo pure insegnante del latino, dimmi se si dice così, perché è una vita che dico così, può essere pure che sbaglio. Allora, che succede? Che queste profumazioni in teoria si potrebbero abbinare col concetto del tabacco, il tabacco, che è difficile da interpretare come sigarette elettroniche, un po' particolare, fino a che trovi, secondo me, la giusta quadra è un po' difficilotto, è interpretabile. Ma che cosa c'ha di bello questo tabacco leaf? Leaf, se si dice così, spero di sì, non lo so, boh. Allora, che cosa ha? Che cosa ha? Fogli di tabacco, logicamente, ma c'ha il pompelmo, il bergamotto, il caffè e il cuoio. Certo, te lo dico subito, non è che apri questa bellissima crema e senti il caffè, no, non senti la torrefazione. Apri, senti l'odore che si avvicina al nostro abituale profumo di tabacco, ma condito appunto con il bergamotto e con il pompelmo, che non senti forte ma li senti, quindi accompagnano, spingono la fragranza del tabacco. Ripeto, il tabacco per me è interpretabile, quindi sicuramente non ti troverai in accordo con me se lo hai provato o se lo vorrai provare, ma io ti dico la mia sensazione. È molto complesso, per questo dico potrebbe, mo oggi lo verifichiamo, essere utilizzato anche in estate, messo e non concesso che la, diciamo così, il suo aftershave di accompagnamento, secondo me un po' difficile da individuare in questi qua sotto. Per quale motivo? Perché sono tutti abbastanza, li chiamo così, scuri, caldi, e secondo me ci serve qualcosa che possa essere un po' più fresco. E per il mio naso, quello che potrebbe accostarsi un po' di più è l'Epsilon Scottish Spirit, secondo me, perché è una nota un po' verde, quindi secondo me ci potrebbe stare col discorso anche agrumato, coglioso. Ripeto, non è forte come un Furia, che senti sta botta, sta pezza di cuoio, sta cintata, e no, neanche il Green Vetiver, che è fumoso, un po' coglioso, pure lui te lo ricorda, neanche tanto l'American Blend, però in inverno sicuramente sono i giusti accostamenti. Detto questo, andiamo alla prova, perché sennò finiamo più. Allora,
98, quindi maialone oggi. E l'altra novità, ma qual è? Che tu l'hai vista ma non te ne ho parlato. Icon Tech. Allora, visto che parliamo di Icon Tech, ti mando subito le immagini, così almeno te lo guardi bene, te lo gusti. E intanto le prime osservazioni: è un rasoio molto 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 leggero. Per quale motivo? Perché viene venduta la testina che trovi nella confezione, e devo dire che effettivamente non mi ispira tanta tranquillità questo Tech. È un rasoio secondo me abbastanza aggressivo, lo si vede anche dal gap, cioè voglio dire, è una tettoia, la mette una tettoia e sotto c'è la barra di sicurezza, quindi arriva la scherzo, logicamente non è così, però è quello che ho immaginato guardandolo, e logicamente l'ho montato con il manico sempre di Icon che ho in alluminio, per rendere tutto alluminio puro. Eccolo qua, le forme sono molto pulite, molto belle, molto perfette, togliamo il molto. E sinceramente ha una cosa che secondo me è molto particolare, cioè ha delle scalature per portare via tutto quello che è lo zozzume che te porti via dal viso in un batter d'occhio. Però dico occhio, perché oh, mo ricominciamo l'angolo all'aperto e chiuso, dai un po', stiamo a ballare il twist. Allora lo metto sulla basetta originale dell'Icon, molto comoda, soprattutto per non far cadere il rasoio, che essendo in alluminio potrebbe essere un po' più delicatino, però ripeto, almeno lo frulli così dovrebbe succedere niente. Se no ti compri un bel tappetino come ce l'ho io, in modo tale che qualsiasi cosa cada non si vada ad infrangere sul pavimento. Allora, stavolta non metterò l'acqua dentro la crema, anche se l'altra volta l'ho fatto, ma non so dove è stato poi posizionato il mio altro, la mia altra crema di Taylor, ma credo che sia di là. Te la faccio vedere nel prossimo video, che non ha subito nessuna mutazione genetica. Mi sciacquo il viso, vado. Allora, la barba non è lunghissima, è una barba di soltanto 2 giorni, quindi diciamo verifico in tutto e per tutto la forza e l'aggressività di questo Icon. Sembra una mousse come è fatto, bello di casa. Lo vado a verificare appunto con il pelo corto, perché è quello più duro, quindi di conseguenza voglio vedere la sua aggressività. È normale che se ci avessi avuto la barba dei 15 giorni il gioco sarebbe stato molto più semplice e molto più facile. Allora, ripeto, i nuovi sono leggermente più compatti rispetto alle produzioni alle quali siamo abituati di Taylor. Tolgo un po' di acqua perché sennò mi è troppo acuto. Allora, vediamo che cosa mi fa sentire in viso. Secondo me hanno fatto qualche... A parte che alcuni, per esempio il Peppermint di Taylor è leggermente più duro come sapone, come crema, rispetto allo standard. Ah, addirittura c'è anche il Cedarwood Oil dentro, che dovrebbe aiutare un po' di più, cosa che è il dettaglio che non ti ho detto, vedi, ma adesso me ne è venuto in mente e dico, ma io ho letto qualcosa. Siccome a me il Cedarwood, sempre della Tero, piace molto, quindi di conseguenza sentivo qualcosa che potesse a ricordare il piacere. Allora, schiumosità rapida, veloce, non effetto dash, molto compatta. No, la profumazione rimane totalmente invariata sul viso. L'effetto seta è una crema che chiede molta acqua. Questo penso che tu l'abbia capito pure l'altra volta, molta acqua, addirittura più ne metti al meglio. Ecco qua, io faccio un po' di barriera protettiva sul viso e vado a passare il rasoio. No, vediamo un po', Icon Tech, angolo! Ah, mi sono dimenticato di dirti che cosa ho montato come lametta. Una Kai. Una Kai. Ed effettivamente la Kai si fa sentire in tutto e per tutto. La senti proprio come viva.
Confermo che il rasoio molto molto importante, molto imponente, se fa sentire subito, non ti dà quel senso di sento prima la barra di sicurezza, poi piano piano sono andata a metterla, qua senti subito il discorso lama, quindi un taglio molto deciso e molto netto. Io con rasoio del genere sconsiglio assolutamente le varie passatine a saltello. Rasoio che mena, lo dico subito, dietro. Intanto io pulisco qua i residui di barba, perché allora la sensazione in viso è quella di una lama che passa in modo rigido sul viso. No, non azzardo, faccio il contropelo classico con tutta la calma possibile e immaginabile. Molto facile da utilizzare, appunto, essendo in alluminio, non troppo leggero, ma abbastanza presente, riesci a gestirtelo bene. Allora, vediamo un po' che succede. Paura mia, ma adesso al contropelo, vedi. No, vediamo un po'. Sciacquiamo bene. Allora, altro consiglio, su una rasoio del genere ci metterei una lametta un po' più tranquilla che le feather, sinceramente, perché comunque è un discorso anche psicologico, no? Siccome c'è questo contatto molto diretto, devo dire che lo passa lui, non trovi più niente, però sento un po' questa puntino. Morto qualcuno. Cioè addirittura riesco a percepire il verso del pelo che cambia. Cioè nel senso, nei punti dove in teoria la mia ricrescita è differente. Bello profondo però, su quello non mi può dire proprio niente. Guarda. Cattivo da morire. Così cerchi esperienze forti, te compri questo. Mamma mia. Mena proprio. Guarda, non vorrei fare accostamenti, però. Fatto sta che i miei puntini fanno capire qualcosa. Sta a capire, sì. Mi sa che l'abbinamento con Akai non era proprio quello più giusto. Guarda, no. Mi sa proprio di no. Me sa proprio di no. È molto deciso, veramente molto 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 deciso. Allora,
Ma qua sotto è messo fatto. Ah, beh, dai, oh. Allora, la solita riprovare sicuramente con una lama molto più delicata o magari con una bella derby extra, perché ce l'ho tutta. Devo dire che il la sua profondità è veramente qualcosa di eccessivo. Eccessivo nel senso che qua te la di bene pure con una barba molto lunga, molto molto lunga, e come tutti i rasoi importanti, intendo di aggressività, va utilizzato con le pinze e con una giusta manualità, perché non te perdona una virgola. Guarda qua come mi sono scartapetrato il viso, ma dipende anche dal fatto che nell'ultimo video che ho realizzato purtroppo ho dovuto fare più passate e sicuramente questo non ha giovato al mio viso, sicuramente non l'ha fatto. Io l'ho passato un po' del lume della rocca, ma non so dove sta. Per quanto riguarda il sapone, ottimo in tutto e per tutto, anzi la crema, tutto quello scusa ma lontano, ma è sempre così il mio video, non trovo la lume rocca, che ogni volta me ne nascosto, dovete sapere che qua mi nasconde sempre le cose, perché così almeno dice le rimette a posto, ma senza dove stanno come le rimette a posto. Allora, bene, dai, mi sono scorticato, eccolo qua, sta parte qui mi sono rovinato. Ripeto, do anche la colpa alla pelle non del tutto pronta a ricevere un passaggio così importante, così profondo, ma sono sicuro anche che la CAI non è la lametta più adatta per me su questo tipo di rasoio. Veramente un assassino, una cosa veramente allucinante, mi mette più paura questo che... Ecco, arriveranno i commenti, guarda, 1, 2, 3, più dell'R41. Ok, a posto. Chiuso il canale, ciao. E niente, allora andiamo a concludere questa sbarbata con l'Epsilon Scottish Spirit, che è veramente molto, molto apprezzabile come profumazione, molto, passami il termine, anche primaverile, anche se estate, però secondo me ci sta abbastanza bene. D'inverno avrei messo, se te lo dico francamente, un bel Furia, sarei passato addirittura, ci avrei messo, senti che ti dico, se ci avessi avuto il Fresh Vetiver ci avrei messo quello. Eri morto un'altra volta, uno. Boom, due. E ci avrei messo direttamente quello, perché ha delle tonalità che secondo me si rispecchiano molto con la fragranza di questo tabacco Leaf. O Leaf, boh, insomma, vabbè, fate vobis. Detto questo, niente, devo dire che il rasoio appunto è un rasoio abbastanza imponente, importante. Io penso di non essermi mai così scartavetrato così a fondo, però devo dire che la barbetta ti come mena. Tiè, guarda qua. Vabbè, capita a tutti di rovinare il servizio, non è una novità, solo chi non serate, senza, anzi chi serate senza la mente gli succede. Quindi detto questo, niente, io ti auguro un buon Ferragosto e noi ci vediamo al prossimo video. Come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. Però mi sono divertito, Particolare, secondo me Scottish Spirit sta bene. Oggi c'ho l'inceppamento automatico, devo disattivare.